L'Ovidiana festeggia in casa il primo successo stagionale. La squadra nata su iniziativa degli ultras biancorossi è riuscita a sconfiggere con un meritato 3-0 il Guido Liberati Avezzano. È partita con il piede giusto l'avventura di questa nuova realtà sulmonese, che vuol dare un segnale ben preciso di come fare calcio in maniera genuina. Idee e valori per la rinascita di questi colori, è scritto così nello striscione esposto dagli ultras del Sulmona e che introduce a questo confronto del campionato di terza categoria. Buona la risposta del pubblico al Francesco Pallozzi, a dimostrazione che i sulmonesi appoggiano in pieno il progetto dell'Ovidiana. Sul campo i ragazzi di Panfilo Doria danno il meglio ed annichiliscono subito l'avversario, ma prima devono fare i conti con l'infortunio di Silvestri, costretto a lasciare il campo al suo posto di Bacco. Sullo 0-0 i padroni di casa creano 4 opportunità, 2 con Di Silvio ed altrettante con Di Pietro, fino ad arrivare al gol al 20° ad opera di Giuseppe Natale. Tutto parte dalla destra con il traversone di Di Silvio, che spedisce in area dove Natale si fa spazio e segna. L'Ovidiana continua ad incrementare il proprio gioco, creando altre occasioni e riuscendo a raddoppiare quando l'arbitro Francesco Rossi dell'Aquila concede un rigore per fallo di Annucelli su Emanuele Lacivita. Dal dischetto batte Lorenzo Gizzi con la palla che però colpisce la traversa, ma il direttore di gara fa ripetere, perché il numero 7 ospite Roberto Laurenzi, come si nota nelle immagini, invade l'area di rigore prima del penalty. Si incarica del secondo tentativo Massimo Di Pietro, che segna il 2-0. I padroni di casa cercano insistentemente anche la terza rete, che arriva al 46esimo ad opera ancora di Di Pietro, che supera l'estremo difensore tuosto in uscita e dentro l'area a portiere battuto e autore di una parabola vincente per il 3-0 che chiude il primo tempo. Nella ripresa il Guido Liberati fa registrare il primo tiro in porta al quarto con Orlandi. Gli ospiti al 7° restano anche in 10 per l'espulsione di Annucelli, punito con il secondo giallo per un fallo su Di Pietro. L'Ovidiana prova sempre a far prevalere la propria superiorità ed in più circostanze sfiora la quarta marcatura che non arriva. Finisce 3-0. Bene così all'esordio casalingo. Dopo una sconfitta ed un pari, arriva la prima vittoria. Assistiamo a questa scena davvero bella con il saluto tra i giocatori e gli ultras. Panfilo Doria, quanta soddisfazione c'è al termine di questa partita? Prima gara giocata a Sulmona, primo successo stagionale, una vittoria strameritata. Beh, la soddisfazione c'è per la gara, perché avevo chiesto ai ragazzi che dovevamo portare il compito a termine con un risultato più che positivo e loro l'hanno fatto pienamente, perciò sono soddisfatto per quello che hanno reso i ragazzi. Certo, sono ancora più convinto che abbiamo delle potenzialità sulle quali lavorare e dobbiamo lavorare, perché possiamo veramente fare qualcosa di concreto e positivo.